La volta della navata centrale è suddivisa in sei campate per quanto riguarda la decorazione ad affresco che risale alla fine del 1600, eseguita dai fratelli cremonesi Natali e Sirone. È possibile ammirare San Domenico con i santi Pietro e Paolo. San Pietro con le chiavi per aprire le porte del paradiso e San Paolo con la spada. A ricordo del fatto che fu un grande persecutore di cristiani prima della conversione sulla via di Damasco e poi perché fu decapitato. San Domenico è accompagnato da un cagnolino, in effetti i domenicani sono i dominicanes, i cani del Signore. Santa Caterina da Siena che riceve le stigmate. San Pio V tra gli angeli, il famoso Papa della battaglia di Lepanto del 1571, che ha segnato la grande vittoria dell'esercito cristiano sull'impero ottomano dei Turchi, frenando l'espansionismo islamico in Europa. Fu priore del convento domenicano di Soncino nel triennio 1548-1550, prima di accedere al soglio pontificio. Santa Rosa da Lima con la corona di rose sul capo e con la Vergine che tiene una rosa tra le dita. San Pietro Martire con la roncola infilata nel capo. E la Domenicana, Santa Caterina de' Ricci, grande mistica.